dell'ospedale San Raffaele. Chiaramente non ripeto l'intervento che è stato fatto ieri da Aldo a nome di tutti i lavoratori che rappresentiamo, e parto invece da una testimonianza di quegli altri centinaio di lavoratori della filiera cosiddetta che rappresentiamo e che sosteniamo come delegati del San Raffaele. Parto da questa testimonianza perché sono lavoratori della logistica, si occupano di rifiuti ospedalieri, quindi la logistica forse non è così tanto un settore a sé, perché alcuni appunto sono assimilati ai trasporti, qualcun altro magari è all'interno delle fabbriche, quel poco di produzione industriale che è rimasto in Italia. E sono lavoratori spesso immigrati, e questo appunto riprendendo anche la discussione iniziata ieri su questi lavoratori. È importantissimo che questi lavoratori non vengano ghettizzati in una categoria a sé stante. Sono lavoratori a tutti gli effetti, i nostri colleghi, che noi consideriamo al pari dei lavoratori che sono internalizzati e a cui dobbiamo puntare perché vengano tutti internalizzati. Mi ricordo appunto all'inizio degli anni 90 le lotte che ha fatto il sindacalismo di base tutto contro le esternalizzazioni. Chiaramente i padroni si sono fatti delle leggi su misura, prima hanno parlato di core business, poi è caduto anche il velo del core business, e quindi l'esternalizzazione anche da noi in ospedale avviene anche degli infermieri delle sale operatorie. Vi potrà sembrare strano, ma quando qualcuno dei vostri cari arriva in sala operatoria si ritrova un'equipe infermieristica e medica che non si conosce, sono anche loro partite IVA. È una cosa squallida, ma che dobbiamo contrastare, perché questa è la privatizzazione della privatizzazione. L'ospedale San Raffaele sapete che è un ospedale privato convenzionato, spesso viene vissuto dall'utenza come ospedale pubblico, perché si riusciva ad entrare negli ospedali con una ricetta fatta dal medico di base e si riusciva a pagare il ticket, magari qualche volta anche il super ticket, però appunto per gli esenti, per chi aveva problemi seri, si riusciva ad avere un'assistenza magari anche qualche volta di qualità. Oggi questa spinta selvaggia, in Regione Lombardia sapete come sono andate le regionali, verso la privatizzazione, ci sta smantellando completamente il sistema sanitario pubblico. E questo lo dico appunto anche rinforzando chi della sanità è intervenuto prima di me, perché questa è una battaglia per tutti i lavoratori che stanno perdendo una parte di salario che è legato ai servizi. Nei documenti congressuali si parla di diritto alla casa, di diritto alla scuola pubblica, diritto alla sanità pubblica. Forse ci siamo distratti un attimo e sta succedendo esattamente quello che non doveva succedere. Le lotte degli ultimi anni 60, del 68, hanno portato negli anni 70, alla fine, nel 78, alla riforma della sanità pubblica, e oggi la stanno totalmente devastando. Quindi quando leggo che la logistica è un settore strategico, io dico è strategica anche la sanità, anche perché attraverso la sanità parliamo a tutta l'utenza, che sono lavoratori di tutte le categorie. L'investimento nella crescita, come appunto qualcuno citava le tre parole chiave di questa assemblea, non può essere fatta pensando solo ad una categoria. Dobbiamo crescere in tutti i settori e dobbiamo crescere con un'idea intercategoriale, con un'idea confederale. Dal mio punto di vista non c'è bisogno della categoria sociale, perché c'è già un livello confederale che forse è un po' dormiente, bisognerebbe farlo funzionare meglio,
allora lì avremmo tutto lo spazio per discutere dei temi trasversali, per sostenere appunto l'avanzare dei diritti là dove mancano, appunto anche per i lavoratori in nero, che non sono solo i migranti ma sono anche i lavoratori italiani, per far avanzare, per contestare le leggi ingiuste sull'immigrazione. Dicevo, parto da una testimonianza, ma me ne vengono in mente tante. Mi viene in mente quando appunto una collega mi ha chiamato disperata perché era in questura per il rinnovo del permesso di soggiorno di sua madre ultra 65enne e il burocrate poliziotto di turno voleva portarla forse in via Corelli, che è il CPS di carcere, appunto senza diritti neanche che hanno i detenuti che c'è a Milano, e abbiamo salvato il suo rinnovo di permesso di soggiorno facendo quello che tutti i delegati dovrebbero saper fare, cioè studiare, formarsi, sapere i servizi, perché quelle poche leggi che magari non ci piacciono, che riconoscono i diritti, se non le conosciamo e non le sappiamo applicare, magari anche imparando ad usare il portale dell'INPS per aiutare i colleghi e formarli perché l'anno prossimo sappiano chiedere da soli l'ISE e l'assegno unico, poi appunto si perdono anche quel poco di sostegno che possono avere e di cui hanno diritto.